pesco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Il principe della pazienza! Che bellezza, si torna a casa! Chissà che merenda mi ha preparato oggi la mamma, sto morendo di fame! Ehi, Nobita! John, che ti prende? C'è qualcosa che non va? E hai anche il coraggio di chiederlo? Per caso ti sei già dimenticato della partita disastrosa di ieri? La nostra squadra ha perso solo per colpa tua! Quindi oggi ti aspettiamo al campo, abbiamo in serbo per te un allenamento speciale! Di che tipo? È semplice, dovrai riuscire a colpire 1000 palle! Qualcuno a me no! Passiamo a prenderti più tardi, vedi di farti trovare pronto, intesi? A dopo! E non nasconderti, tanto ti troviamo! Oh no, devo colpire 1000 palle, non ce la farò mai! Doraemon! Non trovi che sia atroce? Ecco, sì, forse un pochino. Per favore, Doraemon, mi devi aiutare. Non puoi prestarmi qualcosa che mi eviti di andare ad allenarmi. E perché diavolo dovrei farlo, scusa? Dopotutto un po' di movimento non potrebbe farti che un gran bene, amico. Cosa? Mi stai prendendo in giro? Assolutamente no. Sei pigro e non vai mai agli allenamenti. Per forza che poi in partita giochi così male e non fai altro che commettere errori. Può darsi, però io... Se vai avanti così non piacerai più nemmeno a Shizuka, è questo che vuoi? No, questo non dovrà mai succedere! Molto bene, allora oggi va ad allenarti, così nella prossima partita farai un figurone! Certo, può darsi, il fatto è che... Niente storie, sei fortunato che ti chiamino ancora a giocare! Sarà il caso che inizi a migliorare o ti lasceranno fuori dalla squadra! Sai che ti dico, mi hai proprio convinto, mi è venuta voglia di diventare un campione! Bravo, Nobita, così si parla! Da oggi lavorerò sodo! Vi ho preparato delle deliziose frittelle di riso. Che meraviglia! Ah, dimenticavo. Evviva, si mangia! Nobita, oggi non dovevano restituirti la verifica di matematica? Aio! Voglio vederla prima che cominci a mangiare, siamo intesi? Come vuoi, mamma. Aiuto, sono nei guai, Doraemon. Perché? Che succede? Eccola. Guarda te stesso. Quando la mamma vedrà questo disastro andrà su tutte le furie. Ti prego, devi fare qualcosa. Scordatelo, non ci penso nemmeno. Devi imparare a subire le conseguenze delle tue azioni e delle tue verifiche. Sì, buono, per favore. E va bene, vuol dire che per colpa tua dovrò rinunciare agli allenamenti. La mamma si arrabbierà talmente che sarò in punizione e non potrà uscire per un pezzo. Una volta tanto che avevo voglia di allenarmi. E se Shizuka inizierà ad evitarmi, la responsabilità sarà tua. D'accordo, visto che la metti così, mi tocca trovare un rimedio. Il principe della pazienza! Cos'è questo ranocchio? Te l'ho appena detto, no? Lui è il principe della pazienza! Ma hai sentito? E che cosa fa? È molto semplice, tu esprimi un desiderio e lui farà in modo di realizzarlo! Davvero? Fantastico! E posso desiderare qualsiasi cosa! Ad una condizione! Cioè? Devi cedere qualcosa che ami o a cui tieni particolarmente e devi imparare ad essere una persona molto paziente. È per questo che si chiama principe della pazienza. Sicuro che sia tutto qua? Basta così poco perché lui esaudisca tutti i miei desideri. Che forte! Allora, Nobita, che stai aspettando? Voglio vedere la verifica. Oh no, me l'ero scordata. Coraggio, decidi cosa vuoi cedere e esprimi il desiderio. Vediamo, deve essere qualcosa qui. Tengo... ecco, una frittella. Ti prego, principe della pazienza, trova qualcosa di urgente da far fare alla mamma. A quanto pare, Nobita, non sei stato abbastanza generoso. Cosa? Sì, va bene, gliene cedo un'altra. Come? Non è ancora abbastanza. Così va bene? Sostieni che non è facile in così poco tempo inventare qualcosa per tua mamma. Allora devo aspettare ancora molto? Forse è meglio che venga su.
Ah, devo sbrigarmi, la mamma sta arrivando. Tieni, golosastro, te le regalo tutte quante. Voglio la verifica. Il telefono, proprio ora. Pronto, Kasanobi, chi parla? Oh, sei tu, ciao mia cara, certo, va bene, non c'è problema, arrivo lì subito. Mi hanno appena chiamato dal centro sociale per un'emergenza, devo correre subito là, ti affido la casa, va bene? Certo, mammina, ma pure tranquilla, che bellezza, sono salvo. Ci vediamo più tardi. Ciao, mammina, fa pure con calma. Salvato per un pelo. È inutile che le guardi, sono mie. Non ti preoccupare, lo so, è il prezzo che devo pagare per essere stato la salvato. Forza, scendi! È ora di cominciare l'allenamento. Mille palle, te lo ricordi? Oh no, aiuto, e adesso che faccio? Che faccio? Vai ad allenarti insieme a loro, no? Ecco, ti supplico, principe della pazienza, manda via Gianna, in cambio potrei avere tutti questi libri. Ma che ti prendi? Avanti, Nobita, muoviti! Che stai aspettando? Ah, eccoti, Gian! Ma... mamma, che ci fai qui? Come sempre sei in giro a perdere tempo. Non ricordi che ti ho chiesto di fare una consegna? Ah, devo averlo scordato, scusa. Niente scuse, vieni con me. No, aspetta, mamma, lasciami, ti prego. Suneo, aiutami. E tu muoviti, dagli una mano, avanti. Una mano? Magari un'altra volta. Addio. Smettila di ridere. Cos'è questa storia? Avevi promesso che saresti andato all'allenamento, ricordi? È vero, ma ho cambiato idea, spiacente. Vergogna, sei sleale, dovresti rispettare le promesse fatte. Ti cedo le mie auto telecomandate, in cambio fai uscire Doraemon, così mi lascio in pace. Ma perché mi fai questo? Aiuta, tre topi, che paura! Ho sistemato anche lui, così non c'è più nessuno che mi tormenti. Quasi quasi vado da Shizuka a giocare con lei, anzi corro subito a chiamarla. Pronto, Shizuka, sono Nobita. Ciao, dimmi tutto, Nobita. Posso venire a giocare un po' a casa tua? Mi spiace, ma purtroppo non ho tempo. Cosa? Devo incontrarmi in biblioteca con Dekisugi per fare una ricerca per la scuola. Hai detto con Dekisugi? Sì, esatto, sarà per la prossima volta. Dekisugi e Shizuka in biblioteca. Non permetterò che le sia appiccicato tutto il pomeriggio. Spiacente, mio caro, ma la ricerca dovrà aspettare. Non mi va l'idea che tu resti da solo con Shizuka. E conosco il modo per impedirtelo. Principe della pazienza, i miei videogiochi preferiti sono tuoi. Basta che oggi tu tenga impegnato Dekisugi e che gli impedisca di andare in biblioteca. Pronto, chi parla? Ciao, Shizuka, cosa è successo? Dekisugi purtroppo all'improvviso ha dovuto cambiare programma, così non può venire con me in biblioteca. Davvero? Questo sì che è un bel colpo, e volevo dire, è un peccato. Pazienza, andremo un'altra volta, ma tu hai ancora voglia di venire qui? Beh, veramente mi sento un po' un ripiego, ma se insisti accetto volentieri. Allora, Nobita, hai già pensato a cosa vorresti giocare? Sì, che ne dici di fare una bella partita a carte? Ah, dimenticavo. Che cosa? Parla. Avevo preparato dei biscotti da mangiare con Dekisugi. Vuoi assaggiarli tu? Anche questa volta mi sento un tantino un ripiego, ma visto che li hai cucinati tu, accetto volentieri. Ci vediamo domani. Ah, mi sono proprio divertita con Shizuka. Lei è sempre la migliore. Che strano, la mamma e Doraemon non ritornano. Quel principe della pazienza ha una potenza eccezionale. Sono qua. Oh, papà, bentornato a casa. Ma che cos'hai? Vedi, sono nei guai. Purtroppo ho perso dei documenti di lavoro, figliolo. Cosa? Quando sono uscito dalla stazione li avevo ancora con me, ma ora ho guardato dappertutto e non riesco a trovarli. Erano dei documenti importanti. Altro che, dovrei portarli domani da un cliente. Come ho potuto essere così sbadato? Oh, ci penso io. Eh? Vedi, papà, io posseggo qualcosa che potrà aiutarti. Devi soltanto chiederglielo. Questo è il principe della pazienza? Se gli regali qualcosa che per te è molto importante, esaudirà il tuo desiderio. Fantastico, gliene sarei grato per tutta la vita. Ho un'idea, dagli le tue sigarette. Cosa? Ah, beh, sì, pur di ritrovare quei documenti sarei disposto anche a smettere di fumare. Principe
principe della pazienza, ti regalo tutte le mie sigarette. In cambio fammi ritrovare i miei documenti. Dice di no, devono essere documenti molto importanti. Le tue sigarette non sono sufficienti. Accidenti, ora che cosa faccio? Dunque fammi riflettere un attimo. Ho trovato, forse sì, lo accontenterò. Lo conservavo per un'occasione importante, ma ora sono disposto a sacrificarlo. Principe della pazienza, ti regalo anche questo liquore. Ti prego, fammi trovare i miei documenti. Accettato! Meno male. È permesso? Signor Caminari, ha bisogno di qualcosa? No, veramente, ho trovato questa busta qui fuori. Ho pensato che l'avesse persa mentre tornava a casa. Grazie, i miei documenti. Che gioia rivederli. Signor Caminari, lei mi ha salvato la vita. Ma dov'erano? Nel vialetto davanti a casa mia. Ho pensato a lei perché sulla busta c'è scritto il nome della ditta dove lavora. Grazie, signor Caminari. Le devo un favore. Oh, ci mancherebbe altro, non lo dica nemmeno. È stato un piacere aiutarla. Grazie ancora. Come sono felice, li ho ritrovati. Che cosa ti avevo detto? Beh, il merito è anche tuo, Nobita. Nobita! Stavolta sono guai! Doraemon mi ha raccontato quello che è successo oggi. Come hai potuto giocarmi quello scherzo? Sei stato imperdonabile, voglio vedere la verifica. Oh, aiuto, soccorso! Principe della pazienza, ti cedo i miei fumetti, le mie macchinine, i miei videogiochi. Ma ti prego, fa che Doraemon e la mamma mi perdonino. Si deve essere ubriacato con il liquore di papà e ora... È inutile che scappi! Avanti, brutto ranocchio, svegliati e fa qualcosa! Non puoi dormire proprio. Basta, adesso! Basta, ora ce la paghi! Aiuto! Avrai una punizione! Baseball virtuale! Ball! Quarto ball! Grandioso! Quattro ball consecutivi! Che rabbia! Nuovo battitore! La situazione è critica. Siamo sotto di due run. È già l'ultimo inning e le basi sono piene. Vai, John! Sei tutti noi! La devo colpire. Coraggio! Sono il migliore della squadra! Ce la posso fare! Sono pronto! Ehi, lanciatore! Avanti, amico! Regalaci un altro ball! Su, da bravo! Anzi, magari altri quattro di seguito! Prendila! No, non è possibile! Che disastro! L'ho presa! La partita è conclusa! Evviva! Abbiamo vinto! No, non è possibile! Colpa sua! 3, 2, 1, 0! Pronto, buongiorno! Posso sapere chi parla? Ciao, sono la mamma. Mi trovo alla stazione dei treni. Purtroppo ho dimenticato a casa una cosa molto importante. Scusa se ti disturbo, ma ho bisogno di un favore. Aiuto! Esci subito! Eccoti, bravo, un campismo perfetto! Ha telefonato la mamma dicendo che devi portarla in stazione una cosa che ha scordato. Oh, puoi scherzare, se esco mi fanno fettine sottili sottili! Di che parli? Nobita! Per colpa tua non ho potuto fare una battuta che ci avrebbe portato dritto alla vittoria! Ti meriti una bella lezione! E senza la minima pietà! Esci immediatamente! Parlavi di quei due? Già, hanno ragione ad essere arrabbiatti. Sono stato un vero disastro. Vacci tu in stazione, io non posso. Te lo sogni! Devi andarci tu, io ho una cosa importante da fare. Capirai, importante. Chissà che cosa sarà mai. Ecco, un appuntamento con Michan e non me lo perderei per tutto l'oro del mondo. Quando è così vuol dire che andrò incontro al mio crudele destino. Ma che cosa mi dai in cambio? Vediamo un po', ti potrei offrire qualcosa di veramente speciale. Il kit base sicura! Prima devi impostare un diamante virtuale sul percorso che vuoi.
Scusa, ma temo di non capire bene. Dunque, la stazione potrebbe diventare la casa base e altri punti della città la prima, la seconda e la terza base. Ecco, l'ho impostato. Non ti resta che cercare di raggiungere tua mamma conquistando una base dopo l'altra. Salvo! E ora che cosa succede? Quando conquisti una base, nessuno può più portartela via e sei al sicuro. Controlliamo. Tieni! Oh! E se qualcuno riuscisse a placcarmi prima che io arrivi alla base? No. Impossibile se avrai ai piedi le mitiche scarpe velo moderate. Servono a correre più veloce? Praticamente sì, ma come dice il nome, moderatamente. Ah, sì? Grazie ad esse riuscirai a conquistare la base prima che qualcuno ti placchi e inizi a picchiare duro. Allora, ti vuoi muovere? Stiamo aspettando! Nobita, mi senti? Passo! Sì, forte e chiaro. Perfetto, ho impostato le basi, devo solo confermarle. Sei pronta ad affrontare il nemico e a correre più che puoi? Sono prontissimo! Bene, basi confermate, invio! Nobita, fatti vedere! La prima base è all'angolo di fronte a casa, vai! E non avere paura! Eccolo, assassa! Sei salvo! Nobita? Hai avuto del fegato a uscire, complimenti, schiappa. Sì, non male, ma adesso ce la paghi. Finché resti sulla base sei al sicuro. Magnifico. Com'è possibile? Deve essere un trucco di Doraemon. Non finisce qui. Attento, eh. Ma come, ve ne state già andando via? Così non è neanche divertente giocare, uffa. Ci penso io. Così usano i trucchi di Doraemon. Questo non lo dovevi fare. Ehi, Doraemon, mi dici dov'è la seconda base? Davanti alla casa di Kaminari. Ma perché Mi-chan non arriva? Sei là sotto, dai, rispondi, Mi-chan. Questa è la più bella invenzione che Doraemon abbia mai... Accidenti, che botta! Scusi, va tutto bene, signore? Oh, no, il maestro! Nobita! Combini solamente guai, nessuno ti ha insegnato a guardare dove metti i piedi, sei indisciplinato! Oh, ma dove corri? Torna subito indietro, Nobita! Mi spiace, non posso! Ma che modi sono? Ai, Nobita, non si travolgono le persone, devi essere più educato! No, colpa mia, le spiegherò tutto un'altra volta! Cosa succede? Che stai combinando, Nobita? Non stai seguendo il percorso impostato! Spiacente, ma in questo momento non ho altra scelta! Sono in un piccolo gioco! Adesso sei mio! Lì non hai scampo! Entra nella casa che hai alle spalle! Sì! Mi scusi, signore, non è che per caso ha visto passare un ragazzino che correva come un pazzo? Scatta, scatta, per grazie mille! Le cose si stanno mettendo di male in peggio, aiuto! È inutile che scappi, tanto ti prendo! Aiuto! Capitano! Fermati! Non ce la faccio più! Passa! Lanciati! Salvo! 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 Non ti muovere, Nobita! L'ho scampata anche stavolta, eh? Ehi, ma questo è il disegno che ho fatto ieri, è proprio bello! Sei stato tu allora, furfantello! Bene, ti meriti una bella lezione! Non si pasticcia sui muri! Che razza di storia è questa? Qui la situazione mi sta sfuggendo di mano, adesso cosa faccio? Continua, la terza base è davanti alla casa di Shizuka. Cosa? Come ci arrivo fin là? Questi mi stanno addosso. Segui i miei comandi e allontanati approfittando di un attimo di distrazione. Vai, così, vai, vai, vai. Base. Adesso piano, sì. Vai, vai, vai. Vai. Torna alla base. Oh, non ce la farò mai, devo arrendermi, Doraemon. Non se ne parla, continua a provare, vedrai che ci riesci. Bravo. Vai. Così, non fare rumore. Corri. Thank you.
quanto tempo ci impiega ad arrivare, Nobita? Ma che cosa ci fa qui questo affare? Ciao, Shizuka, piacere di vederti. Ciao, Nobita. Sei sorpresa, eh? Di' la verità. Perché? Dovrei? Ha iniziato a piovere. Non è più necessario che annaffi i fiori. A domani, Nobita! Sì, certo, a domani. Ci mancava la pioggia. Coraggio, facciamo l'ultimo sforzo. Eccoti finalmente, Michan! Cosa si è messo a piovere? Ma non c'è problema, piccola. Possiamo sempre usare l'ombrello. Vedrai, ci divertiremo comunque. Finalmente vieni, tesoro! Mamma! Sono qui! Oh, piccolino mio! Sapessi che sollievo vederti, temevo non arrivassi! Tieni! Bene. E adesso posso tornarmene a casina. Ma che cosa succede? Non capisco, non riesco a muovermi. Certo, questa era la casa base, l'ultima del gioco. Eccoti! Non puoi sfuggirci! Fermi! Guarda chi si rivede, Suneo. Il nostro caro Nobita. Non so perché, ma mi sembra di aver dimenticato qualcosa. Che bello, non piove più. È proprio il tempo ideale per un appuntamento romantico. Sono felice che tu sia d'accordo. Uffa, ma perché mi sono cacciato in questo guaio? Doraemon, aiuto! Fa qualcosa! Gatto sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero